Ciao, sono Andrea, ho 25 anni, vivo a Modena. Ho cominciato a fare servizio civile il 1 marzo del 2012 e l'anno di servizio civile durerà fino al 28 febbraio 2013. Ho scelto il servizio civile perché volevo avvicinarmi al mondo del lavoro. L'esperienza di servizio civile, per ora, dato che non è ancora finita, è interessante. Appunto perché si imparano un sacco di cose lavorando, anche semplicemente lavorando, imparando a lavorare con i colleghi e rapportarsi con i colleghi. Dopo i terremoti del maggio 2012, noi ragazzi di servizio civile ci siamo impegnati nella raccolta fondi appunto per aiutare le popolazioni terremotate, quindi ci siamo impegnati in una serie di iniziative andando a vendere gadget e magliette per reperire fondi da distribuire sugli 8 comuni terremotati della provincia di Modena. Quando ci sono state le scosse a maggio 2012, la seconda delle scosse, che deve essere stata il 26 o il 27 maggio, io stavo facendo servizio proprio al mio ufficio, l'URP Informa Giovani del Comune di Modena, e niente, è seguita una grossa confusione, il Palazzo Comunale è rimasto chiuso. E comunque noi qui a Modena ci riteniamo fortunati perché non abbiamo avuto grossi danni, a parte a qualche struttura artistica su nei paesini, invece della bassa le cose sono state molto diverse. Con i ragazzi di Servizio Civile Volontario di Modena abbiamo realizzato uno spot da 2 minuti, per promuovere quello che sarà il bando straordinario per le zone terremotate di Servizio Civile. L'abbiamo realizzato tutti noi 16 volontari del Comune di Modena. Sia i ragazzi che lavorano nelle politiche giovanili, sia quelli che lavorano presso le strutture sociali. E siamo andati su nelle zone colpite, appunto, con una serie di parole chiave associate ai luoghi colpiti dal terremoto. Consiglio l'esperienza di servizio civile, perché è un bell'anno di crescita nel quale si imparano un sacco di cose e il valore del volontariato. Sicuramente fare servizio nelle zone terremotate, aiuta a toccare con mano, a capire quello che è successo nelle piccole realtà di paese e appunto dare una mano, magari anche solo psicologica, alle persone che hanno subito l'esperienza del terremoto.